Eccoci, ciao e benvenuto. Benvenuto in questo nuovo video del corso di formazione su YouTube. In questo video voglio spiegarti la dashboard di YouTube, la dashboard del back office di YouTube. Quindi una volta che avrai creato il tuo nuovo canale, avrai accesso a questa dashboard appunto che rispecchia il back office del tuo canale YouTube. Andiamo a vedere nel dettaglio come è strutturata la dashboard in modo tale da appunto iniziare a capire i meccanismi, iniziare a capire dove poter andare a modificare e a personalizzare il canale. Partendo dall'inizio, dall'alto ovviamente qui in alto YouTube ci mette a disposizione una barra di ricerca per effettuare delle ricerche rapide all'interno del canale. Conseguentemente qui sulla destra ti dà la possibilità di un bottone con su scritto crea, un bottone attraverso il quale, come poi andremo a vedere, avrai la possibilità di andare a creare e caricare un nuovo video. Quindi potrai andare a caricare un video che hai registrato e montato oppure trasmettere in diretta un video dal vivo. Per quanto riguarda i menu che sono a disposizione in questa dashboard, ovviamente siamo nel menu principale in questo momento, che si chiama proprio dashboard, dove ci dà appunto un riassunto dell'analytics, dell'andamento e dei risultati del nostro canale YouTube, con il riferimento appunto il rendimento del video più recente, il numero di iscritti con un piccolo riepilogo, eventuali notizie appunto per i creator, idee su misura, gli ultimi commenti che sono stati apportati ai vari video pubblicati e quelli che sono le persone che si sono iscritte di recente. Quindi, come puoi vedere, non informazioni troppo dettagliate, ma più che altro appunto una panoramica, appunto perché questa qui è una dashboard generica. Nel menu contenuti troverai tutti i contenuti, tutti i video che sei andato a caricare all'interno del canale. Poi come caricare un video lo vedremo conseguentemente in un altro video, ma appunto nella tab contenuti troverai la lista di tutti quelli che sono i video che hai caricato. Diamogli un attimo, vediamo che carica, così ti faccio vedere anche questa dashboard. Eccoci che ci ha caricato la pagina. Come vedi, in questa dashboard troverai tutti quelli che sono i contenuti che hai pubblicato oppure hai programmato. Quindi troverai appunto tutta la lista dei tuoi video con tutte le informazioni legate alla visibilità, alle restrizioni, alla data di caricamento, la data appunto di pubblicazione, le visualizzazioni che ha ricevuto il video, i commenti e la percentuale di mi piace. Quindi sia per quanto riguarda i caricamenti insomma di video che avevi da prima editato e poi caricato, oppure i caricamenti per quanto riguarda i contenuti dal vivo. Passiamo poi alle playlist. Eccoci che ha caricato anche questa pagina. Ovviamente nella tab playlist non troverai altro che le playlist appunto che sei andato a creare manualmente. Le playlist non sono altro che appunto dei contenitori al quale interno potrai andare a inserire, quando poi caricherai il video, quando faremo un esempio di caricamento di un video, vedremo come farlo. All'interno di queste playlist troverai tutti i video raggruppati appunto che hai inserito all'interno di quella playlist. Quindi tieni conto che la playlist è come se fosse un effettivo contenitore. Anche in questo caso, come per quanto riguarda la tab dei contenuti, troviamo il nome della playlist con lo stacco, quindi la sua visibilità, l'ultimo aggiornamento e il conteggio dei video all'interno di questa playlist. Successivamente abbiamo la tab Analytics, una tab che è quella forse un pochettino più interessante, perché è una tab che ti dà modo di fare un'analisi un pochettino più dettagliata di quello che è l'andamento e i risultati del tuo canale YouTube. Successivamente registreremo e avremo un video ad hoc per questa sezione in cui andremo a spiegare come analizzare e leggere nel dettaglio tutti questi video. Video, diciamo, a livello, fare un'analisi a livello macro del canale oppure fare un'analisi a livello micro, nel senso analizzare i risultati anche di ogni singolo video specifico, capire quante persone sono state raggiunte, quante persone l'hanno visto, per quanto tempo l'hanno visto, quanti iscritti ha generato quel video, eccetera. Qui a fianco, come vedi, ti dà un'indicazione generica su quelli che sono il numero di iscritti in tempo reale e le visualizzazioni nelle ultime 44 ore, con anche un riferimento per quelli che sono i video principali e i video più recenti. Qui in basso ovviamente puoi vedere anche appunto quelli che sono i video principali in questo periodo con quelle che sono
migliorano le loro performance. Ovviamente, se vogliamo andare un pochettino più nel dettaglio rispetto alle performance dell'andamento del canale YouTube e le performance dell'andamento di un video specifico, dovremo entrare nel dettaglio appunto di queste impostazioni e lo faremo in un video dedicato. Ovviamente, oltre ad avere una panoramica dei risultati, puoi avere un focus sulla copertura, ossia quante persone hai raggiunto, sul coinvolgimento, ossia quanto i tuoi video, le tue copertine, i tuoi contenuti sono riusciti a coinvolgere le persone, intrattenerle sulla piattaforma, intrattenerle sui tuoi video, e sul tipo di pubblico a cui ti stai rivolgendo, quindi identificando il sesso, identificando l'età, identificando gli interessi, e questo ti dà modo anche di capire qual è il pubblico che ti segue, qual è il pubblico che vede i tuoi video, e quindi conseguentemente andare a fare un'analisi di mercato per sviluppare dei nuovi contenuti in relazione a quello che è la tua audience, così che la tua audience sarà sempre più attratta ai tuoi contenuti e di fatto andrai a produrre per loro contenuti interessanti. Successivamente c'è la tab dei commenti, anche qui vado molto veloce perché alla fine è una tab molto esplicativa. All'interno di questa tab trovi tutti quelli che sono la lista di commenti gestiti e non sotto ai tuoi video. La cosa molto importante dei commenti, soprattutto se adesso all'inizio magari non riceverai troppi commenti sotto ai video, allo stesso tempo nel momento in cui hai un canale avviato sotto il quale ricevi diversi commenti, è molto importante rispondere a questi commenti, perché dall'altra parte diciamo dà un senso di appunto presenza sulla piattaforma, e soprattutto fa sì che diciamo più che altro la sezione dei commenti è una delle sezioni più importanti, perché è proprio da lì che possono nascere collaborazioni, partnership o comunque relazioni importanti che poi possono aprire spunti o opportunità. C'è la tab dei sottotitoli. La tab dei sottotitoli non è altro che appunto, come dice il nome stesso, una sezione in cui hai la possibilità, ovviamente quando vai a caricare un video, YouTube stesso ti dà la possibilità di caricare vari sottotitoli per il video, soprattutto perché magari il tuo tipo di contenuto o sviluppi un certo tipo di contenuto che vuoi che sia veicolato su paesi dove si parlano lingue particolari. In questo caso YouTube ti dà a disposizione anche questo tipo di opportunità di ovviamente registrare il video nel formato della lingua che preferisci, dopodiché andare ad integrare dei sottotitoli a questo video nei vari formati, nelle varie lingue soprattutto. Per quanto riguarda poi, veniamo alla tab successiva, la tab legata al copyright. Vediamo un attimo che carica, poi vediamo anche questa. Per quanto riguarda il copyright, nulla di troppo, diciamo, complesso. Praticamente, ovviamente, ogni volta che si va a caricare un contenuto su YouTube, questo viene analizzato, soprattutto perché, ti faccio un esempio, magari all'interno del video hai inserito una canzone particolare sulla quale ci sono i diritti appunto di copyright, e può essere che quel video venga oscurato da YouTube stesso, proprio perché la canzone che sei andata a utilizzare all'interno del video viola quelli che sono appunto i copyright. Quindi in questo caso YouTube te lo va a segnalare inviandoti una notifica che ti troverai in questa sezione, quindi dovrai poi capire come gestire il tutto fondamentalmente. La tab della monetizzazione non è altro che la tab all'interno della quale potrai attivare la famigerata, famosa monetizzazione su YouTube, attraverso la quale potrai poi guadagnare per ogni visualizzazione che otterrai sui tuoi contenuti. Ovviamente questa qui è un'opportunità che è molto importante di YouTube, che al momento è resa disponibile solamente se sul tuo canale hai raggiunto un numero di 1000 iscritti e 4000 ore di visualizzazione. Quindi, come vedi, in questo caso noi non ci siamo riusciti, ci dà un'indicazione del nostro livello, quindi in base a quello possiamo poi o farci avvisare nel momento in cui avremo la possibilità di richiederlo, oppure tenendo monitorato il canale YouTube costantemente lo vedremo appunto in diretta, e quindi poi di conseguenza potremo decidere se attivare o no la monetizzazione sul canale, dando modo quindi a YouTube di inserire o pubblicare all'interno dei nostri video della pubblicità, in modo tale che sia YouTube che noi guadagniamo appunto dalla visualizzazione di quella pubblicità, appunto monetizzando quello che è il canale. La tab personalizzazione probabilmente è quella che in una fase iniziale è quella maggiormente importante, maggiormente interessante, appunto quella tab dove si va a personalizzare il canale. Vediamo un attimo che carica, poi vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Come vedi, ci sono tre, diciamo, tab principali. La tab su cui siamo ora è la tab legata al layout, dove possiamo andare a determinare quelli che sono i video in evidenza. Possiamo inserire un trailer, un video, quindi un contenuto particolare che viene mostrato agli utenti non iscritti, oppure scegliere un altro video particolare che verrà
mostrato per gli utenti iscritti invece. Ovviamente, sempre per quanto riguarda il nostro canale YouTube, nel momento in cui una persona accede al nostro canale YouTube, accede alla home, diciamo così, del nostro canale YouTube, potrà vedere questi due video che noi inseriamo, quindi vedrà il video specifico in base a che è un iscritto oppure non iscritto, vedrà tutto quello che poi noi andiamo ad inserire in primo piano e a configurare in queste sezioni. Quindi in questo caso noi siamo andati ad inserire in primo piano sulla nostra home di YouTube tutti quelli che sono i caricamenti recenti e poi tutte le playlist che vogliamo vengano mostrate. Di conseguenza, visivamente, quando una persona accede sulla home del nostro canale YouTube vedrà in sequenza quelli che sono i due video principali caricati e poi tutte queste playlist in ordine. Oltre a questo, cosa c'è la possibilità? C'è la possibilità di andare a configurare alcune indicazioni legate a quello che è il branding del canale e nel dettaglio andiamo a inserire quella che è l'immagine, il profilo del canale YouTube, l'immagine del banner, quindi come viene visualizzata l'immagine nella parte superiore del canale, un po' l'immagine di copertina, chiamiamola così, e la filigrana del video, quindi quel tag, quell'immaginina che possiamo decidere di inserire alla fine del video, all'inizio del video oppure per l'intero video, che dà appunto la possibilità alle persone di cliccarvi sopra e andare direttamente al canale e comunque iscriversi al canale in modo un pochettino più semplice, senza fare troppe operazioni. Il mio invito è quello comunque di andare a sviluppare tutte queste parti. E successivamente sono le informazioni un pochettino più di base, come lo dice il menu stesso, sono appunto informazioni di base dove si dà un nome e una descrizione al canale, eventualmente si può aggiungere varie lingue, ci riporta l'URL del canale, quindi un URL che possiamo copiare e condividere con chi ci interessa e tutti i link che possiamo andare a inserire, in modo tale che chi vede va sulla home del nostro canale, si ritrova la copertina e in basso a destra della copertina può cliccare su una serie di link che noi abbiamo deciso, in questo caso noi abbiamo impostato il link sito web, Facebook, Instagram e TikTok con i relativi appunto link. Quindi una persona cliccando sulla nostra copertina nel link specifico verrà rimandato al sito web, a Facebook, a Instagram o a TikTok. Anche in questo caso un dettaglio, possiamo decidere quanti link far apparire sul banner, in questo caso abbiamo deciso i primi 4 link perché noi ne avevamo 4, e quelle che sono le informazioni di contatto per contattare direttamente i proprietari o comunque i gestori del canale. Successivamente un'altra tab interessante che YouTube mette a disposizione dei suoi creator è la tab raccolta audio. Questa qui è un po', strizza un po' l'occhiolino a quello che ti dicevo prima legato al copyright. Ovviamente non è possibile andare a inserire canzoni famose all'interno di video a meno che tu non abbia concesso la licenza di quelle canzoni o l'utilizzo per quel tipo di video, e quindi per sopperire questo YouTube ci dà la possibilità all'interno di YouTube stesso, nella sua dashboard, di una serie di contenuti audio, di tracce audio che noi possiamo andare a individuare, scegliere, scaricare e utilizzare sui nostri video a livello completamente gratuito. Questa cosa magari pensi che sia una cosa da poco, in realtà a parere mio è una cosa molto interessante, perché ovviamente ha avere musica senza costi, ci sono anche effetti sonori oppure tracce audio speciali che, ripeto, possono essere ascoltate, quindi in base a quello che ti serve fare anche una ricerca in base allo stile, al genere e quant'altro, scaricare la traccia audio e importarla sul tuo programma di editing appunto per editarla e inserirla all'interno del tuo video. Passiamo infine all'ultimo menu, perché diciamo è quello invia feedback, non è un menu importante. Per quanto riguarda il menu impostazioni, andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Eccoci che ci ha caricato. Per quanto riguarda il menu impostazioni, andiamo a configurare quelle che sono appunto impostazioni generale, quindi definendo la valuta. Per quanto riguarda il canale, dicevo, andiamo a impostare quelle che sono le informazioni di base, quindi il paese di residenza, le parole chiave del canale, quindi come vogliamo noi posizionarci, per quale parole vogliamo posizionare il canale, alcune impostazioni avanzate, idoneità alla funzionalità che ovviamente vengono abilitate se il canale rispecchia determinate appunto funzionalità. Alcune possiamo andare a definire inoltre alcune impostazioni predefinite dei video da caricare, quindi come possono essere i tag, la descrizione del video, il titolo del video, in modo tale da ogni volta che andiamo a caricare un video non dobbiamo
compilare tutto manualmente. In questo caso noi non siamo andati a inserire il titolo, ovviamente, perché il titolo cambia di video in video. Magari può capitare che la descrizione ci sia un pezzetto che è uguale per tutti i video, quindi in questo senso andare a compilare questa sezione della descrizione ti dà modo che quando vai a caricare un nuovo video ritrovi già questa descrizione compilata. Ovviamente poi puoi impostare anche altre informazioni, come per quanto riguarda il caricamento di un video. Da prima il video è considerato come privato, quindi dovrai attivarlo tu, quindi come pubblico, oppure programmarlo. Anche qui potrai inserire le parole chiave, i termini di ricerca, in questo caso non per quanto riguarda il canale ma il video specifico, quindi in questo caso qui è necessario andare a creare una serie di parole chiave che siano di riferimento genericamente al tuo canale YouTube, e poi ogni volta che queste vai a caricare un video vengono precaricate, e in base all'argomento che tratterà il video sarà necessario andare a modificarle, ad aggiornarle oppure eliminarne alcune che magari non hanno senso con quel tipo di contenuto. Per quanto riguarda invece le impostazioni avanzate, tendenzialmente trovi la licenza YouTube, la categoria del video, la categoria appunto del canale. In questo caso noi è un canale informativo in ambito di digital marketing e quindi è identificato come un canale di istruzione, e tutta un'altra serie di informazioni che vengono comunque, trovi comunque precompilata. Per quanto riguarda le autorizzazioni, in questa sezione hai la possibilità di concedere l'accesso ad altre persone al tuo canale YouTube in qualità di amministratore, editor, eccetera, a seconda pure di appunto di cosa vuoi che questa persona debba e fare sul tuo canale YouTube. Quindi entrare come parte, se deve solamente caricare dei video, oppure se deve entrare come amministratore e quindi gestire in toto il canale. Ovviamente c'è anche il menu legato alla community. Eccoci che ci ha caricato, dicevo, il menu legato alla community che ti dà la possibilità di andare a configurare tutte quelle che sono le impostazioni relative alla tab community sul tuo canale YouTube, che non troverai attiva sin da subito, ma si attiverà, se non vado errato, a seconda di un certo numero di iscritti, ed è una tab che ti consente di rimanere in contatto con la tua audience attraverso un altro modo e non con direttamente la pubblicazione di un video. Questa tab è utile soprattutto se non riesci a dare una costanza di pubblicazione, perché è un tipo di tab che ti dà modo di creare dei contenuti ad hoc molto semplice, quindi non di caricare un video, di costruire un video e da così da pubblicare per mantenere e far vedere la tua presenza sul canale. Non approfondisco troppo questo dettaglio perché ovviamente non la ritrovano tutti i canali, si ritrova solo su alcuni canali specifici, comunque canali che hanno raggiunto determinati obiettivi. Allo stesso tempo è un tipo di impostazione, un tipo di sezione che fa comunque il suo dovere ed è comunque utile per lo sviluppo nella complessità appunto di un canale YouTube a 360 gradi. Per quanto riguarda la dashboard del canale YouTube, per questo video è tutto, spero che sia tutto chiaro. Noi ci vediamo nel prossimo video.